Antonio Giritano, Confederazione Regionale USB, Vigili del Fuoco. Ben trovato al telefono con fanpage.it. Arriveranno a Gioia Tauro le cosiddette navi dei veleni e voi come le accoglierete? Noi li dovremmo accogliere secondo le disposizioni del Ministero degli Interni con le nostre attrezzature per salvaguardare l'incolumità pubblica. Questo non è possibile perché le attrezzature dei Vigili del Fuoco, dopo una serie di tagli da 2008 ad oggi, non ci è possibile avere le attrezzature idonee perché sono tutte, siamo nell'impossibilità di poterle manutentare e nell'impossibilità di acquistarli perché spendicature finanziarie ce l'hanno proprio impedite. Quindi noi andiamo, non lo so, col naso. Il comunicato nostro è quello, come dire, di fare i canarini in questa fase, cioè il primo che si avvelena dei Vigili del Fuoco e ci lascia la pelle. Vuol dire che insomma ci sono attività chimiche nell'aria. Li accoglieremo così, non si capisce che cosa vogliono. A noi ci hanno chiesto di rappresentare lo Stato, non so come dovremmo rappresentare lo Stato, i Vigili del Fuoco, in questa fase. Qual è la situazione, Giritano? Voi non avete fondi, abbastanza fondi per manutentare le attrezzature che servirebbero a testare in qualche modo se ci sono materiali pericolosi, giusto? Dopo la caduta delle torri a New York, come dire, siamo stati investiti nel problema della difesa civile, quindi sono stati acquistati mezzi, attrezzature, sono state spese una banca di soldi perché si pensava chissà quale invasione chimica esterna, diciamo, al paese Italia, e quindi i Vigili del Fuoco hanno questo compito della difesa civile. Tra queste cose il nucleo NBCR, no, cioè quelli che poi fanno la rilevazione chimica, batteriologica e radiometrica, dovrebbero essere nelle condizioni con le attrezzature di rilevare se ci sono fughe chimiche, insomma materiali pericolosi per l'incolumità pubblica. Da una serie di tagli oggi, come dire, queste attrezzature sono anni e anni che non vengono né revisionate né manutentate, quindi sono buttate nei box dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Quindi come ci andate a rilevare queste sostanze dannose eventuali? Ah, no, noi abbiamo fatto questa denuncia immediata perché non siamo nelle condizioni né tantomeno vogliamo, come dire, mettere in pericolo i nostri colleghi Vigili del Fuoco che sono stati interessati di questo sistema. Non ci andremo sicuramente, non ci vogliamo proprio andare in queste condizioni. Non abbiamo nemmeno una tuta per avvicinarci a eventuali fonti pericolose. Quindi non ci andate, che fate? Per il momento no, se ci forniscono i materiali siamo qua, voglio dire, a fare il nostro dovere, ma se non ci forniscono i materiali non faremo veramente che andiamo a morire per nulla, non ho capito perché, per quale motivo. Già sul piano politico siamo veramente contrari a questo trasbordo, diciamo, di materiali pericolosi proprio nel porto di Gioia Tauro. Fino adesso nemmeno è stato considerato mai, oggi siamo diventati, come dire, punto di attrazione di tutto il paese, insomma. Vabbè. Ma questo è un punto politico, ma sul piano tecnico come Vigili del Fuoco non rischieremo sicuramente per nulla la nostra. E poi voglio dire, faremo altro, faremo il soccorso tecnico urgente alla popolazione, ma non ci avvicineremo sicuramente a materiali pericolosi. Ma voi avete fatto presente al Ministero queste difficoltà? Ma sicuramente, non andate sicuri. Abbiamo fatto già la lettera al Ministero come intendono. Come dire, farci arrivare vicino a questo, anche perché noi siamo già sul porto e non abbiamo mai fatto esercitazioni o non abbiamo mai fatto cose congiunte con altri per capire un attimo come si dovrebbe intervenire, mai. Adesso di punto in bianco, voglio dire, pensano di allertare i Vigili del Fuoco e farli stare là, senza attrezzature, ripeto, senza attrezzature, perché sono tutte non manutentate, sono buttate nei comandi provinciali. E loro che vi hanno risposto? Ancora nulla, ancora nulla. Ecco perché siamo così, insomma, sui giornali. Ancora nessuna risposta, tutto tace. Aspettano, non lo so, il governo sta aspettando, non so, forse una si riforma, che cosa devono aspettare. Ma nessuno ci ha risposto ancora. Ancora, come dire, sono dietro le scrivanie a vedere se è tutto tace oppure se noi in qualche modo facciamo un passo indietro. Ma non è proprio possibile. Bene, grazie Giritano. Ah, grazie a voi, grazie.